Spiace constatare però che il tema desti poco interesse sia da parte dell'Aula, che vedo i banchi mezzo vuoti, sia da parte della Presidente, che oggi è assente. Ricordo il Presidente che è il commissario per l'area di crisi industriale del SIN di Trieste. Vorrei cominciare ad illustrare questa mozione proprio ricordando quelli che sono gli impegni presi dalla Presidente Serracchiani e dal Sindaco Cosolini sul tema della ferriera nel corso del 2015 e più precisamente il 2 marzo 2015 durante una seduta del Consiglio Comunale di Trieste. La parte a caldo dello stabilimento potrà andare avanti solamente se non inquinerà più l'ambiente. Non posso che ribadire l'impegno che tutti ci siamo assunti, garantire la prosecuzione dell'attività industriale solo alle condizioni in cui il risanamento ambientale produrrà un'attività industriale pulita. L'area caldo non ha prospettive di futuro se non è nelle condizioni di convivere nella maniera adeguata, cioè buona, con l'ambiente esterno e quindi con l'abitato esterno. Non intendiamo solo rispettare il limite di benzapirene previsto dalla legge regionale, intendiamo un miglioramento sensibile, percepibile dai cittadini. Quello sarà il metodo di confronto, non il rispetto del limite di benzapirene. Allora, se qualora ciò non fosse possibile, l'abbiamo ribadito più volte, l'area a caldo verrà superata. Il 2015 è un anno decisivo, mi pare che le scadenze siano chiare e stringenti in termini di tempo. Poi ne trarremo tutti quanti le conclusioni politiche assumendocene le responsabilità. Queste alcune delle dichiarazioni della Presidente e del sindaco, attuale Sindaco di Trieste, Roberto Cosolini. Cosa è successo da allora? Innanzitutto il limite temporale per mantenere questo impegno, fissato per il mese di dicembre 2015, è stato spostato alla primavera 2016 su sollecitazione della proprietà. In questo periodo, nonostante le imposizioni impartite dal diffida regionale e dall'ordinanza del sindaco, giunta tardivamente a fine novembre, si sono registrati presso la stazione di rilevazione di San Lorenzo in Selva, considerando il solo 2015, il quadruplo dei superamenti di livello di PM10 consentito dalla legge in un anno. 142 contro 35 consentiti, nonché il superamento della media annuale prevista dalla legge. Inoltre, anche nel 2015 non è stato rispettato il valore soglia di benzoapirene di un nanogrammo metro cubo e questo cancerogeno accertato di classe 1 IARC ha avuto un ulteriore incremento nel mese di gennaio 2016. Ecco, nonostante tutti questi dati preoccupanti e dopo un lungo periodo in cui l'impianto ha continuato ad operare ad autorizzazione scaduta sulla base dell'autorizzazione precedente, il 27 gennaio 2016 è stata rilasciata a Siderurgica Triestina una nuova autorizzazione integrata ambientale di durata decennale per l'attività di produzione del COC, sintetizzazione di minerali metallici, produzione di ghisa e per la nuova attività di laminazione a freddo. Un'autorizzazione che, nonostante sia esaltata dalla Presidente della Regione, perché terrebbe conto delle nuove direttive europee che impongono controlli costanti e interventi serrati, ha già dimostrato di avere seri problemi nell'attuazione, con le prime richieste di proroga che di fatto ne inficerebbero la validità complessiva, nonché l'efficacia in termini di tutela della salute. Non si tratta di principi astratti. Attualmente le persone che abitano nelle aree limitrofe non dormono la notte perché lo stabilimento non sta rispettando i limiti di legge per l'impatto acustico e non sono stati ancora eseguiti gli interventi urgenti che dovevano essere attuati entro il 28 febbraio scorso. Bene ha fatto la Regione a diffidare Siderurgica Triestina in merito all'eliminazione dell'impatto acustico, ma attendiamo di vedere se vorrà conformarsi o meno alle indicazioni impartite dall'azienda sanitaria e dal Comune di Trieste, che chiedono di non concedere ulteriori proroghe, visto soprattutto le numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Dal decreto di rinnovo dell'AIA emergono inoltre numerose carenze e criticità. Ne elenco solo alcune.
Negli allegati non si fa alcuna menzione specifica in riferimento alle prescrizioni in caso di incidente rilevante, non vengono forniti sufficienti motivazioni per cui l'intervento non debba essere sottoposto a procedura di VIA, viene inoltre innalzato da 50 a 70 microgrammi metro cubo, come media sulle 24 ore, il valore limite per le PM10, che diventa valore obiettivo per la centralina di San Lorenzo in Selva, lo sottolineo, posto in un'area non industriale. Giova ricordare inoltre quanto riportato dall'azienda sanitaria nella valutazione di impatto sanitario. Cito testualmente: il decreto legislativo, il testo unico sull'ambiente, il 152 del 2006, impone il monitoraggio delle emissioni per verificare la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte dall'AIA, che talvolta non sono sufficienti a garantire la tutela della salute dei residenti, essendo tarate sul lungo periodo e senza tener conto del contributo delle emissioni diffuse, a cui naturalmente dobbiamo sommare il rumore, che abbiamo già detto è sopra i limiti di legge, e anche naturalmente i contributi rispetto all'odore, che continuano a persistere in maniera pesante sull'abitato di Servola, su cui appunto la legislazione italiana non è ancora intervenuto con una legislazione adeguata. Cosa è successo dall'inizio dell'anno 2016? Ecco, presso la stazione di San Lorenzo in Selva si sono già registrati 25 sforamenti del limite per la media giornaliera, nonostante tutti i lavori fatti, cioè il triplo di quelli registrati presso le altre centraline poste più lontane dello stabilimento, e ci stiamo avvicinando rapidamente al numero massimo di sforamenti consentito dalla legge, che è di 35 all'anno. I dati ambientali sono sotto gli occhi di tutti, come anche le fumate degli scorsi giorni di color nero e rossastro. Lo ribadiamo, l'amministrazione comunale e quella regionale avevano preso un impegno con i cittadini. Se lo stabilimento siderurgico avesse continuato ad emettere agenti inquinanti in atmosfera, l'area a caldo sarebbe stata chiusa. Il 31 dicembre 2015 è passato, è arrivata anche la primavera. Noi chiediamo che questi impegni e quelle promesse vengano finalmente rispettate, ma lo chiedono soprattutto i cittadini di Trieste. Basti pensare alle 828 segnalazioni alla polizia locale nel corso del 2015 che evidenziano come l'impianto continua a non essere compatibile con un'area urbana, e le oltre 5.000 persone che hanno partecipato alla manifestazione del 31 gennaio chiedendo la tutela della salute e un lavoro sano e dignitoso. Ci auguriamo che la nostra mozione venga accolta, che non si continui a promettere decisioni future, studi rigorosi, controlli e interventi rapidi, ma che si concordi da subito con la proprietà, nel rispetto degli attuali livelli occupazionali, un percorso per la chiusura progressiva dell'area a caldo, entro tempistiche certe, perché, come ripetiamo ormai da anni, solo così questo impianto siderurgico la smetterà finalmente di inquinare. Grazie.